Buongiorno a tutti, grazie per esservi collegati a questo webinar, la valorizzazione dei giovani negli studi professionali. L'oggetto di oggi è la presentazione di un protocollo di appunto, crescita e valorizzazione dei giovani negli studi che si chiama proprio Percorso Professionale Certo. Lascio quindi la parola al Presidente dell'Unione Nazionale Giovani Dottori, Commercialisti ed Esperti Contabili, Francesco Cataldi, per un saluto istituzionale. Sì, buongiorno a tutti, grazie Michela. Innanzitutto ci tengo a portare i saluti di tutta la giunta che lavora incessantemente, soprattutto per valorizzare i giovani colleghi, ed è proprio da qui che parte un po' questo progetto di oggi che presentiamo, questo protocollo. E ovviamente sappiamo benissimo che uno dei problemi principali che stiamo attraversando è l'attrattività della professione. E quindi dobbiamo avvicinare sempre più giovani al nostro mondo professionale e sicuramente abbiamo iniziato, chi un po' ci segue da un po' di tempo sa che abbiamo iniziato già col progetto Obiettivo Unico, dove siamo entrati nelle università italiane, ben 35 atenei in un solo giorno, per iniziare a informare gli studenti di che cosa fa il dottore commercialista, perché molto spesso anche questo manca. E quindi manca anche la conoscenza, la consapevolezza della professione. Ma informare gli studenti e portare i nostri studi è sufficiente? Questa è la domanda che ci siamo posti. Molto spesso non è sufficiente perché abbiamo visto notizie di pochi giorni, di pochi giorni fa sulla stampa specializzata. Abbiamo molti colleghi che partecipano a concorsi pubblici e vanno addirittura, preferiscono il posto fisso. È qui che è su questo che noi abbiamo lavorato e stiamo lavorando con questo protocollo, che è un protocollo che valorizza la crescita all'interno degli studi professionali, quindi non solo li portiamo agli studi, ma poi vogliamo valorizzare i giovani e farli crescere con degli step sia remunerativi e sia di carriera. Quindi è molto importante seguire tutte queste fasi, avvicinare i giovani al mondo professionale, permettere di crescere negli studi professionali e poi indicare la strada, perché come sapete, come Unione Nazionale seguiamo molto anche il tema dell'aggregazione tra giovani professionisti e quindi bisogna lavorare un po' per rendere, come dire, conveniente verso le aggregazioni anche il regime forfettario, perché se i giovani iniziano a lavorare insieme è più facile che poi crescano insieme piuttosto che rimandare il momento associativo in una seconda fase. E poi ovviamente anche seguiamo con attenzione anche quello che è il percorso di specializzazione per andare verso professioni, verso competenze ad alto valore aggiunto. Ora io non mi dilungo ulteriormente, darei subito la parola all'onorevole De Bertoldi, che tra una votazione e l'altra è in Parlamento, ci fa il piacere di dare il suo punto di vista sul nostro protocollo e quindi su come possiamo aiutare, insomma, i giovani ad avvicinarsi sempre di più al mondo professionale. Prego, onorevole. Mi sentite? Mi Sì, senti, Presidente? la sentiamo. Grazie. Allora, innanzitutto, ovviamente, devo esordire come sempre con un caro saluto alla categoria della quale mi onoro di appartenere. La mia professione, non dimentico mai essere quella di commercialista, e quindi, senza ai webinar, agli incontri, alle conferenze che il nostro mondo organizza, è per me di fatto, prima di tutto un dovere e poi ovviamente anche un impegno nel mio ruolo politico. E ritengo poi in particolare che il tema che il Presidente e tu e la tua nuova giunta avete sollevato sia sicuramente importante per tutta la categoria dei liberi professionisti, dei dottori commercialisti e in particolare un sindacato come il vostro, che fa riferimento alle nuove leve della professione come base e prospettiva futuro, non poteva non affrontare questa tematica. Poter prevedere un percorso che finalmente possa dare ai nostri giovani delle prospettive, possa, insomma, abbiamo visto tutti assieme quando nelle scorse settimane dei numeri non ci sono piaciuti, i numeri relativi al fatto che tanti nostri giovani si sono poi accasati nel cosiddetto posto fisso all'Agenzia delle Entrate. Ecco, io credo che questo avvenga non perché il giovane di oggi non abbia più il coraggio, la voglia di
essere al centro di un progetto di crescita anche autonoma, di avere una propria attività professionale, ma perché le difficoltà che i giovani devono affrontare per diventare dei professionisti, come lo siamo diventati noi ormai da diversi anni, siano davvero tante. Da difficoltà, quelle prima di tutto economiche, perché sappiamo che tanti ragazzi non vengono nemmeno pagati nella loro fase iniziale e poi devono magari andare avanti alcuni anni con compensi che sono addirittura inferiori a quelli di un'impiegata dello studio. Ecco, queste sono cose che vanno superate, bisogna cioè creare un percorso che nell'entità economica e nella qualità professionale, che non dimentichiamo è altrettanto importante, perché un giovane in uno studio deve avere delle garanzie di crescita economica, ma anche delle garanzie di crescita professionale. Cioè, il ragazzo non può essere tenuto lì degli anni a fare magari sempre la stessa cosa, quella che è giusto debba fare magari nei primi 6 mesi o nel primo anno di presenza. Deve poter crescere anche a livello professionale. Quindi questo, diciamo, percorso che voi state proponendo e che avete elaborato, ritengo che sia prima di tutto meritevole e io auspico anche che quanto più possibile i colleghi lo vogliono fare proprio ed applicare nei propri studi. Questo è il primo passaggio che intendo fare e prima di concludere con alcune riflessioni più generali sulle prospettive per i nostri giovani, per il futuro della nostra categoria. Ecco, io mi voglio anche scusare con tutti i colleghi per il fatto che non ho potuto intervenire nell'orario previsto e tra l'altro avrei avuto anche il grande piacere di confrontarmi con l'amico presidente di Stilli e con altri valenti, perché siamo in piene votazioni parlamentari e non ci riusciremo a liberare certamente nei tempi previsti. Quindi approfitto di questo, diciamo, piccolo spazio nel quale posso appunto assentarmi e sono uscito un attimo dall'aula. Ora, entrando nel merito, io credo che, fermo restando, come detto, la mia assoluta condivisione della proposta che voi state facendo alla categoria, la crescita dei giovani, io credo che tutto il mondo professionale, tutti i commercialisti italiani, ma io dico più in generale tutti i liberi professionisti italiani, devono occuparsi di giovani, perché la tenuta stessa del sistema previdenziale, e molto più competente di me su questo è naturalmente il presidente di Stilli che interverrà, devono creare le condizioni per la sostenibilità, questo termine tanto in voga oggi. La sostenibilità della previdenza dei liberi professionisti, ad esempio. E se non c'è un ricambio, se non ci sono giovani che arrivano e quindi fanno crescere la comunità dei commercialisti e dei liberi professionisti, ovviamente la sostenibilità previdenziale sarebbe un grave problema. Quindi tutti, anche i più vecchi, devono impegnarsi per aiutare questa vitalità, questa attrazione della nostra professione sul mondo giovanile. E allora, al riguardo, alcuni temi sono stati anche affrontati dalla politica, penso nella recente riforma fiscale, che come sappiamo è ancora in fieri. Per fortuna, io dico, dopo anche nostre insistenze, si sono promosse le aggregazioni professionali di neutralità fiscale. Sappiamo che la professione del futuro non prevederà più lo studio singolo, quello che magari ai tempi, quando noi abbiamo iniziato l'attività e andava per la maggiore. Io, peraltro, ho iniziato l'attività negli anni 90 proprio con uno studio associato, perché già allora capivo la potenzialità sinergica di essere associati. Quindi il futuro sicuramente è negli studi associati, nelle società tra professionisti, nella multidisciplinarietà della professione, sia nell'ambito dell'attività di commercialisti, ma anche nell'ambito della collaborazione e cooperazione con altre attività professionali, con gli avvocati, tanto per fare dei riferimenti. Quindi, se il futuro non può che essere in questi termini, ecco che la leva fiscale non poteva non, e non può non aiutare questo percorso. E così, ecco, la neutralità fiscale credo che sia anch'essa una risposta al fatto che la professione sia più appetibile e che i giovani quindi abbiano una maggior facilità, grazie a queste aggregazioni, di inserirsi sul mercato e di poter anche
per questo non solo offrire un servizio migliore, ma anche avere una suddivisione dei costi, delle spese, dell'attività. Un altro aspetto che secondo me è molto importante per i giovani, continuo a insistere, il fatto che la professione, la libera professione, il lavoro autonomo diventi più attrattivo, sono le tutele di welfare, perché non dimentichiamo che i giovani spesso nella professione lamentavano la mancanza assoluta di tutele di welfare, quelle tutele che in parte abbiamo cominciato a inserire, voi tutti lo ricorderete, nella scorsa legislatura io fui il promotore e il primo firmatario di quell'emendamento che permise nella legge di bilancio 2022 di portare a casa il differimento termini per la malattia e l'infortunio dei professionisti. Per ora nell'ambito del settore tributario, con la volontà di estenderlo al campo previdenziale, appena le risorse saranno disponibili, e magari anche ad altri settori. Nel frattempo però stiamo cercando ancora di più nell'ottica dei giovani di estendere, e questo è un emendamento che io ho presentato in Commissione Lavoro e per il quale mi dicono che dovrebbero esserci dei pareri favorevoli, lo stiamo aspettando proprio in queste ore, la possibilità di estendere appunto il differimento termini per malattie di infortunio anche ai figli minori dei professionisti. Quindi questo darebbe ai papà, alle mamme, ai giovani che si devono accostare alla professione la garanzia di sapere che perlomeno se un loro bimbo, un loro bambino, un loro minore ha dei problemi, come accade per i dipendenti, anche loro possono non temere una scadenza dei termini. Quindi tutti interventi che unitariamente devono rendere più attrattiva la nostra professione, che è certamente molto bella per chi come noi ci ha creduto da tanti anni, ma che rispetto ovviamente ad altre forme di lavoro, come ho ricordato prima, al lavoro dipendente, ha sicuramente dei rischi maggiori, sia dal punto di vista economico, come abbiamo detto, della formazione, della qualità professionale, ma anche in tema prima a livello fiscale, con i rischi, i costi che c'erano per le aggregazioni, e sul tema delle garanzie di welfare. Ecco, è un insieme di concetti, è un insieme di argomenti che se noi li percorriamo unitariamente, se ci sarà un nidem sentire tra i professionisti, tutti, non solamente i commercialisti, tra tutta la categoria, io sono uno da sempre dei fautori della collaborazione tra le professioni. Le professioni devono essere un tutt'uno perché vengano riconosciute per l'importante ruolo che hanno nel sistema economico nazionale. Allora, se tutti assieme, come professionisti prima, e in sintesi e in rapporto con il mondo della politica, al quale dovete, mi permetto di dire, dobbiamo, nella mia doppia veste di professionista e di politico, dobbiamo presentarci uniti e con una voce il più possibile unica. Ecco, se questo si riesce a fare, la politica darà delle risposte. Non potrà dare tutte le risposte per ragioni evidenti, anche e soprattutto di bilancio, di casse che non sono certamente ricche, però certamente delle risposte le darà. Quindi andiamo in questa direzione, bravo, bene il Presidente Aldi e tutta la sua giunta per aver individuato questo tema. Da parte mia, so che non serve ridirvelo, però lo ribadisco, come sempre la mia massima presenza e partecipazione alle vostre iniziative, il mio massimo sostegno alle istanze che mi verranno trasmesse e ovviamente gli auguri di buon lavoro per questo webinar al quale, insomma, almeno in modo così un po' parziale ho potuto dare un piacevole per me contributo e spero anche per voi un diciamo di aiuto per lo svolgimento dei vostri lavori. Presidente, ancora grazie e torno velocemente ai miei obblighi parlamentari. Grazie mille onorevole De Bertoldi per essersi riuscito a collegare e quindi insomma ritagliare un momento per noi durante la mattina di lavori alla Camera e grazie per tutti gli spunti che ha dato, molto molto importanti sia per quanto riguarda appunto le garanzie di crescita che vogliamo dare ai giovani nei nostri studi, ma soprattutto per le proposte in tema di welfare, perché questo è un tema su cui le nuove generazioni sono molto attente e quindi siamo molto contenti di poter insomma aver ricevuto questo contributo da lei in questa sede. Grazie mille. Grazie, buon lavoro. Grazie. Adesso do la parola a Matteo Cangini, consigliere della Fondazione Centro Studi dell'Unione Nazionale dei Giovani Commercialisti, per un indirizzo di saluto. Matteo, grazie.
Ciao, ciao Michela, buongiorno a tutti gli amici e i colleghi. Porto i saluti del presidente della Fondazione Centro Studi Francesco Savio e di tutto il CDA. E ringrazio anche per la possibilità di partecipare a questo webinar, che insomma, dove andiamo ad affrontare un tema molto sentito per quanto riguarda la nostra categoria e anche il nostro futuro. E il presidente Cataldi e l'onorevole De Bertoldi hanno fatto delle introduzioni molto, molto precise e molto stimolanti, tanto che anche il webinar di oggi vorremmo dare delle informazioni o comunque andare ad analizzare un pochino delle situazioni di difficoltà che abbiamo riscontrato. E quindi, come piace un pochino a noi commercialisti, insomma, andare ad indagare dove risiede il problema, anche tramite i numeri, ma anche tramite considerazioni di ogni tipo, per poi cercare di farci delle domande del perché queste situazioni sono in questo modo, stanno andando in questa direzione e cercare di trovare delle soluzioni. Quindi io ringrazio ancora per questa possibilità e non voglio togliere altro spazio agli amici e colleghi che seguiranno per questo webinar, insomma. E quindi grazie ancora e ripasso la parola a Michela. Grazie mille Matteo. Abbiamo sentito nelle introduzioni e anche appunto nell'intervento dell'onorevole De Bertoldi qual è lo stato della nostra professione. E due documenti di recente pubblicazione ci hanno rappresentato la fotografia di quella che è oggi l'andamento e lo stato appunto della professione del commercialista. E mi sto riferendo al rapporto sulla professione del 2023, pubblicato a maggio 2024 dal Consiglio nazionale, e anche al Reputational Report della Cassa Dottori Commercialisti, che è stato pubblicato la scorsa settimana. Secondo me questi due documenti ci danno una fotografia molto importante, perché abbiamo un incremento di iscritti dal 2022 al 2023 soltanto di 1864 unità, quindi non abbiamo nemmeno 2000 nuovi iscritti in un anno in valore assoluto. Di questi 1864, 1500 sono commercialisti. La proporzione però vuol dire che noi dal 2022 al 2023 abbiamo avuto un incremento dello 0,1% degli iscritti. Questo però è una professione che, secondo noi, e l'abbiamo detto in più occasioni, oggi, nel 2024, presenta delle opportunità di professione che una volta non c'erano. E quindi come mai abbiamo soltanto uno 0,1% di aumento? Perché rappresentiamo un calo dei praticanti di quasi il 10% rispetto all'anno scorso? Nonostante quindi tutte queste opportunità, la fotografia che ci viene rappresentata è che questa non è una professione attrattiva. L'abbiamo detto più volte e come Unione Giovani vogliamo cercare di scardinare questo concetto, vogliamo provare a cambiare questo paradigma. Prima di cambiare il concetto però bisogna capire da dove stiamo partendo e quindi negli interventi che seguiranno cercheremo di capire quali sono in questo momento le criticità della nostra professione, dove ci troviamo oggi, oltre appunto al dato che abbiamo visto e quindi anche quali sono gli interventi che possiamo fare per migliorare l'attrattività della nostra professione. Non volendo quindi togliere tempo ai relatori per i loro interventi, passo la parola a Serena Giannuzzi, Probiviro della Giunta dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, delegata proprio al tirocinio e rapporti con l'università. Grazie all'intervento di Serena cercheremo di capire qual è l'impressione che i nostri primi interlocutori, quando vogliamo parlare di attrattività della professione, qual è l'impressione che hanno? Proprio appunto andremo a valutare, a vedere quella che è l'opinione dei tirocinanti e dei potenziali tirocinanti rispetto alla professione. A te, Serena. Grazie Michela, buongiorno a tutti, benvenuti. Allora, diciamo che è noto a tutti come negli ultimi anni la professione abbia perso appeal e diciamo questo fenomeno di allontanamento dei giovani dagli studi sia sempre più diffuso e un po'
poi diciamo senza differenze di diciamo regione o province. I giovani oggi sono maggiormente attratti da contesti aziendali piuttosto che da percorsi all'interno delle Big Four. Più avanti vedremo diciamo più nel dettaglio i numeri che verranno analizzati dai colleghi che mi seguiranno, ma come già accennava Michela poco fa, anche dall'ultimo rapporto statistico della professione che è stato realizzato dalla Fondazione Nazionale, emerge appunto un calo degli iscritti al registro dei praticanti di circa il 10%, dato che peraltro va diciamo ad aggiungersi ad una flessione già dell'anno precedente, dove avevamo già una riduzione o comunque un calo dell'8,5%. Quindi diciamo che come giunta, proprio partendo da questi numeri, ma anche semplicemente da quello che viviamo quotidianamente all'interno dei nostri studi, quindi le difficoltà che abbiamo nel reperire praticanti piuttosto che risorse junior, ci siamo da subito posti l'obiettivo di in qualche modo essere parte attiva per cercare di contrastare questo fenomeno. Le cause, diciamo che siamo consapevoli che sono da imputare a diversi fattori, e proprio diciamo partendo dall'analisi delle cause, da quelle che ci sembravano quelle diciamo maggiori, di incidenza maggiore, abbiamo iniziato a porre in essere delle azioni su cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando. Innanzitutto abbiamo voluto fortemente avvicinarci agli studenti, quindi riallacciare i rapporti con le università, con le quali c'è certamente necessità di lavorare in modo sinergico, ma soprattutto costante e continuativo. Da qui è nato il progetto Obiettivo Unico che citava il Presidente in apertura, un progetto che è stato realizzato con il patrocinio del nostro Consiglio Nazionale, della nostra Cassa, che devo dire hanno da subito manifestato molto entusiasmo e apertura rispetto a questa iniziativa, ed è un progetto che si svilupperà con una serie di iniziative che avranno appunto il fine unico in un qualche modo di informare gli studenti sulla centralità del ruolo del commercialista, che è sempre più presente al fianco degli imprenditori nelle varie fasi della vita dell'impresa, ma soprattutto la volontà di questo progetto è quello di portare a conoscenza del mondo accademico di come si è evoluta negli anni la professione e del ruolo scientifico e sociale che diciamo il commercialista ricopre oggi. Diciamo che grazie, proprio salendo in cattedra e grazie ad un dibattito che si è creato con gli studenti, che devo dire si sono mostrati davvero molto, molto interessati, attivi e proattivi il 28 febbraio nelle università, ma anche grazie ad un sondaggio che abbiamo lanciato e che ci ha permesso di raccogliere oltre 1000 risposte dai vari studenti di tutta Italia, abbiamo diciamo avuto conferma di qualcosa di cui in realtà avevamo già consapevolezza, ovvero i giovani oggi non sanno praticamente per niente quello che facciamo, quindi ignorano completamente le opportunità che offre la professione, e grazie appunto alle specializzazioni e ai nuovi segmenti di mercato che si sono aperti negli anni. Il mercato oggi ci sta offrendo una trasformazione delle competenze che ci sta portando verso una realtà in cui il ruolo del commercialista, diciamo, trascende quelli che sono i confini tradizionali della contabilità piuttosto che della fiscalità, e si sposta verso contesti più consulenziali che ci vedono certamente in prima linea al fianco delle imprese e nostri clienti, con ruoli diversi e diciamo che richiedono diverse competenze. Quindi oggi l'imprenditore richiede ai propri consulenti competenze di tipo strategico e manageriale, si pensi ad esempio a tutti i temi legati alla sostenibilità piuttosto che gli impatti dell'intelligenza artificiale nelle imprese, che chiedono appunto il sostegno da parte di noi consulenti. E quindi diciamo che una prima criticità che siamo riusciti in un qualche modo a portare in luce è certamente quella che c'è una cattiva consapevolezza di quello che facciamo. Un'altra criticità che peraltro da sempre sottolineiamo come Comunione Giovani e che ha trovato anche riscontro nei questionari che abbiamo somministrato agli studenti è il tema legato all'aspetto economico, cioè l'assenza di un equo compenso per il periodo di tirocinio diciamo scoraggia i giovani ad intraprendere la strada della professione. Quindi oggi l'immediata indipendenza economica post laurea rappresenta per i giovani un'esigenza assolutamente primaria, quindi diciamo che
Questo porta alla conseguenza che la scarsa attrattività della professione passa sicuramente anche dall'assenza di un compenso minimo per i tirocinanti, oltre che dalla percezione che non vi siano politiche di welfare sufficientemente solide ed incentivanti, lo diceva anche prima l'onorevole De Bertoldi, cosa che magari invece per i ragazzi sono maggiormente attrattive in contesti aziendali e insomma da dipendente, diciamo così. In quest'ottica quindi ci siamo mossi anche nelle osservazioni che abbiamo presentato al nostro Consiglio nazionale alla proposta di riforma del decreto legislativo 139, dove appunto abbiamo chiesto che venisse modificato l'articolo 44, nel quale appunto era previsto il riconoscimento di un rimborso spese. Secondo noi il rimando dell'articolo a questo termine, rimborso spese, potrebbe in qualche modo legittimare qualche collega, qualche dominus a dei rimborsi che diciamo sono effettivamente molto lontani dalla logica del compenso. Chiaramente compenso che deve essere rapportato a quello che è l'effettivo contributo in termini di orari ed esperienza dei ragazzi all'interno degli studi, comunque non si può più pensare di tenere dei ragazzi 18 mesi fondamentalmente a costo zero. Quindi ravvediamo certamente la necessità di una revisione di tutto quello che è il percorso di tirocinio e di abilitazione, compresa appunto la necessaria introduzione di misure che possano in qualche modo garantire una tutela economica per i ragazzi. Diciamo che dal mio punto di vista oggi dobbiamo altrettanto essere consapevoli del fatto che in Italia dopo il Covid sono cambiate in un qualche modo le prospettive di carriera dei ragazzi, cioè oggi i ragazzi, soprattutto gli under 35, manifestano valori che sono differenti rispetto alle generazioni precedenti, quindi c'è probabilmente meno importanza alla dedizione alla carriera, favorendo in qualche modo la qualità della vita in generale. Quindi è necessario che a 360 gradi il contesto professionale si prepari a queste nuove esigenze, sia in termini di percorsi di tirocinio, prospettive di crescita, motivo principale per il quale siamo qui oggi, politiche di welfare, riconoscimenti economici. Quindi dobbiamo metterci nella condizione di far sì che per i giovani contesti aziendali piuttosto che nella grande società di revisione non siano certamente migliori rispetto all'attività professionale. Quindi da questo ne deriva che certamente è necessario un cambio di cultura sia all'interno dei nostri studi, ma è certamente necessario anche un intervento importante da parte della politica, o comunque si rende necessaria un'evoluzione normativa che risponda a tutto tondo a queste nuove esigenze che il mercato ci sta in qualche modo richiedendo. Quindi è necessario oggi favorire l'ingresso dei giovani all'interno dei nostri studi, assicurare modelli organizzativi degli studi certamente più strutturati e dinamici, e far sì che in un qualche modo un ragazzo che finisce l'università possa dire effettivamente anche la professione mi può offrire tante opportunità che magari effettivamente oggi ignorano. Io, Michela, avrei terminato. Grazie mille Serena per gli spunti innanzitutto, ma soprattutto per essere stata chirurgicamente nel tempo che avevamo concordato, quindi ti ringrazio. Tutti questi spunti sul tirocinio sono molto importanti, perché la giornata di Obiettivo Unico è stato proprio un momento in cui abbiamo potuto metterci in un dibattito, un confronto diretto con gli studenti, che sono proprio i nostri primi interlocutori quando parliamo di attrattività della professione e quindi di ricambio generazionale. Abbiamo parlato all'inizio della mia introduzione dei dati della professione, della variazione degli iscritti che in questi anni si è sempre più assottigliata fino ad arrivare appunto a quest'anno con un aumento, dello 0,1%, e do quindi adesso la parola a Matteo Gangini, consigliere appunto della Fondazione Centro Studi, per andare ad analizzare in maniera un po' più puntuale di quello che ho fatto io l'andamento della nostra professione, quindi l'andamento
dei nostri iscritti, come si suddividono per, soprattutto per età e per genere, per fotografare effettivamente qual è lo stato della nostra professione oggi. A te la parola, Matteo. Grazie, grazie Michela. Allora chiederei subito alla regia se mi può trasmettere le slide, che partiamo subito, insomma. Per quanto riguarda la mia parte, perdonatemi, è un pochino piccolo, ma le informazioni da mettere dentro in questa tabella erano tante. Avremo modo di inviarvi le slide sicuramente, quindi potete anche, se avete curiosità, dargli un'occhiata in autonomia. Parto subito con una rappresentazione tabellare di quello che riguarda gli iscritti, sezione A, sezione B ed elenco speciale, nelle varie regioni d'Italia, e sotto vedete anche suddiviso per zona, quindi nord, centro e sud. Puntualizzo subito che tutti i dati che sono stati presi, che sono rappresentati, sono stati presi dallo studio della Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti, e che questa tabella rappresenta l'andamento effettivo. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che tiene in considerazione sia delle iscrizioni ma anche delle cancellazioni. E quindi, per quanto riguarda il 2023, e poi scenderemo nello specifico per vedere la tabella, giustamente la Michela ha detto, insomma, che ci sono 1864 nuovi neo iscritti per quanto riguarda l'ultimo dato del 23. Però se andiamo a vedere la differenza, il differenziale 2022 è solo di 143. Questo perché? Perché è vero che abbiamo avuto 1864 iscritti, ma è anche vero che abbiamo avuto circa 1700 colleghi che si sono cancellati. Quindi a fronte di un aumento di circa 1800, cioè, il differenziale è veramente esiguo. Comunque andremo a vederlo. Questo solo per spiegarvi la tabella, che abbiamo i dati, come vedete nella parte bianca, al 31/12/22 e al 31/12/23. Nella tabellina azzurra abbiamo una percentuale, andiamo a identificare la percentuale sul totale del relativo anno, quindi 2022-2023, e abbiamo anche il differenziale, colonna verde, per quanto riguarda sia in termini numerici che in termini percentuali. Naturalmente 2022 vedete il confronto col 2021, anche se non vedete la colonna bianca, però il raffronto è proprio in quei termini. Per poi arrivare in fondo con le colonne, quelle colorate in rosso chiaro, il differenziale che abbiamo, quindi l'incremento degli iscritti dal 2015 fino ad arrivare al 2023. Cosa ci dice in sostanza questa tabella? Ci fa immediatamente vedere il trend andamentale di questi due anni per ogni regione. Quindi vediamo che comunque è vero che abbiamo avuto un incremento di 143 unità, chiamiamole impropriamente così, di iscritti, 143 iscritti in più rispetto all'anno precedente, ma vediamo comunque che molte regioni hanno un trend negativo, e questo vi ricordo che riguarda valori della sezione A, della sezione B e dell'elenco speciale. Dopo scenderemo un attimo nel particolare nelle slide successive. Ma insomma, questo è solo per dirvi che ci sono, come vedete, delle regioni, appunto, come dicevamo, che hanno un trend negativo che continua dal 2021 ad arrivare ad oggi. E anche, diciamo, se andiamo a vedere le zone, le macro aree, abbiamo che comunque il nord è in crescita rispetto agli anni precedenti, il centro, diciamo, che ha avuto un periodo di calo l'anno scorso e un periodo positivo quest'anno, mentre continua il trend negativo degli iscritti per quanto riguarda le regioni del sud. E quindi questi sono anche, riteniamo che siano dei dati un attimo da analizzare e da tenere in considerazione, perché anche questo vuol dire che le zone del nord hanno più iscritti, e poi anche successivamente vedremo un attimo considerazioni fatte sul numero degli iscritti e sul numero dei praticanti,
per le varie zone, anche per le varie regioni, per vedere un attimo l'andamento che questi dati rappresentano. E quindi passiamo subito alla slide successiva, dove vediamo nello specifico l'andamento degli iscritti alla sezione A. Vediamo che abbiamo anche una linea di tendenza, la linea tratteggiata, che è comunque una linea di tendenza positiva. Infatti dal 2015, da quando abbiamo cominciato a prendere i dati, fino al 2019 c'è stato sempre, diciamo, vedete, un andamento crescente, a parte un leggero calo nel 2019. Però in questi ultimi tre anni, come vedete, dopo un momento di crescita del 2021, abbiamo avuto una fase di calo nel 2022 e una leggera risalita nel 2023. Quindi questo cosa ci dice? È vero che abbiamo una tendenza positiva, però comunque sia, in questi ultimi anni ci stiamo un pochino appiattendo, insomma, ci stiamo un pochino adagiando sul numero di iscritti che abbiamo. E mentre invece vediamo per gli iscritti alla sezione B che anche qui abbiamo una linea di tendenza positiva, e qui al contrario abbiamo numeri in forte crescita sempre in tutti gli anni. E se vi ricordate bene, torno un attimo indietro, se vi ricordate bene abbiamo qui un aumento di 143 unità nel 2023 e un aumento nel totale Italia differenziale 2022 su 2021 di 12. Bene, per quanto riguarda il 2022, questo 12 è dato da una differenza negativa, cioè ci sono stati meno iscritti alla sezione A, e lo vedete anche qui, meno iscritti alla sezione A di 177 unità, cioè, scusatemi, 177 iscritti, e abbiamo nella sezione B invece un maggiori iscritti per 189 iscritti da un anno all'altro. E quindi questo cosa ci dice? Ci dice che comunque nel 2022 abbiamo avuto, per quanto riguarda, abbiamo nel complessivo un valore positivo di 12, però abbiamo nella sezione A che si sono cancellati più colleghi di quelli che si sono iscritti, mentre nella sezione B ci sono stati molti più iscritti. E questa differenza, questa la riscontriamo anche nel 2023, perché nel 2023 abbiamo nella sezione A solamente 58 iscritti, mentre nella sezione B ne abbiamo 85. Quindi anche qui è vero che abbiamo un numero positivo di 143, ma la maggior parte, più della metà, è portato avanti, diciamo, le iscrizioni sono portate avanti dalla sezione B. E magari anche questo ci deve fare un attimo pensare alla motivazione di queste differenze, cioè perché la gente ultimamente si sta iscrivendo più alla sezione B che nella sezione A, per un fatto di, non lo so, sono tutte considerazioni e domande che vi lascio come curiosità da potervi interrogare. E facciamo anche una brevissima considerazione sull'STP, perché vediamo, come parlava il dottor De Bertoldi e anche il presidente Cataldi, sono importanti le aggregazioni in un mondo come quello di oggi, dove non si può più come una volta, come 30 anni fa, avere lo studio singolo ed essere un tuttologo, perché comunque sono cambiati i tempi, sono cambiate le situazioni, cambiano le responsabilità, e quindi dobbiamo avere la forza di poter fare rete, di poter fare aggregazioni, di poter fare gruppo tutti insieme. E quindi questo andamento positivo dell'STP, anche se le STP non sono ancora normate benissimo, rappresentano qualche difficoltà, probabilmente è un aspetto positivo che ci fa sperare bene nelle aggregazioni e nei lavori, nel lavorare, diciamo, in gruppo, in team, anche con altre professioni. E non è un dato che siamo riusciti a riscontrare, ma potrebbe essere anche interessante vedere la composizione dell'STP, nel senso, i soci dell'STP sono soci under 40, hanno un'età compresa tra i 41 e i 60 anni, hanno un'età maggiore di 60 anni, anche questo per vedere un attimo come viene percepita questa STP dalle tipologie di facilità che ci sono, insomma. E arriviamo poi alla slide, quella che ci interessa di più, come diceva anche Michela e come diceva anche Serena, la slide che riguarda i praticanti.
I praticanti, come vedete, hanno una linea di tendenza negativa. Una linea di tendenza negativa perché comunque in questi anni, come vedete, c'è stato un incremento, come le montagne russe, un incremento fino al 2018 per poi scendere nel 2019, avere una ricrescita fino al 2021 per poi riandare in numero di iscritti negativo, cioè che non ci sono iscritti, per quanto riguarda le annualità successive. E anche questo è un dato preoccupante da poter analizzare, anche perché, come diceva il dottor De Bertoldi in apertura, questo riguarda anche un aspetto pensionistico un pochino per tutti, perché i praticanti, anche questa diminuzione, perché i praticanti non si iscrivono, ci sono situazioni di difficoltà, preferiscono fare, piuttosto che la professione, decidono di fare un lavoro da dipendente, come diceva anche il presidente Cataldi, molti scelgono l'agenzia delle entrate, i concorsi dell'agenzia delle entrate o il posto fisso. Quindi questo, anche questo sicuramente è una informazione, comunque dei numeri da dover analizzare per bene e da dover tenere in considerazione. Arriviamo poi quasi in fondo alla mia presentazione, dove è stata fatta una piccola rappresentazione per quanto riguarda le zone. Quindi, come vedete, la zona del nord è quella che ha più iscritti in termini di sezione A, la linea, la barra blu chiara, e il sud è al secondo posto, e, diciamo, il centro è quello che tra le tre zone ha meno iscritti. Ma a livello di tirocinanti, invece, è il sud quello che ha più praticanti all'interno dei suoi iscritti, mentre il nord, in questo caso, è al secondo posto, diciamo, il centro comunque rimane sempre in coda, il fanalino di coda. E una volta fatta un'analisi per zone, facciamo anche un'analisi per regione, e anche qui vediamo che comunque la Lombardia è la regione che ha una iscritti alla sezione A più elevata, in blu chiaro, e in blu scuro andiamo a vedere i tirocinanti, e in questo caso, come riscontrato dall'altra parte, vediamo che comunque la Lombardia, le prime due regioni, la Lombardia che è del nord e la Campania che è del sud, viene riscontrato il trend delle zone. Ci sono più iscritti nella sezione A in Lombardia, quindi al nord, ma ci sono più iscritti tirocinanti al sud, e lo vedete nella zona della Campania. Questa è una piccola, un piccolo inciso, insomma. Poi abbiamo una parte dove andiamo, questo l'abbiamo preso anche questo dal rapporto della Fondazione, rapporto 2023 e rapporto 2024. Bene o male, per quanto riguarda la composizione maschi e femmine, siamo rimasti sulle stesse percentuali. La cosa che dobbiamo notare, invece, è la percentuale delle classi di età. Dal 2023 al 2024 abbiamo una riduzione degli iscritti under 40, una riduzione anche degli iscritti under tra i 41 e i 60 anni e un aumento degli iscritti over 60. E questo vuol dire che siamo una categoria che sta invecchiando. E sta invecchiando, e quindi non abbiamo ricambio generazionale, insomma. Stiamo facendo fatica, ed è anche riscontrato dall'aspetto dei praticanti, che abbiamo meno praticanti iscritti rispetto agli anni precedenti. E giungo quasi alla fine per farvi vedere un piccolo elaborato che avevamo fatto nell'ordine di Pesaro Urbino, io prendo a riferimento la mia zona, dove è interessante, e secondo noi può essere interessante replicarlo a livello nazionale, proprio per capire l'andamento degli iscritti. Nel senso, qui abbiamo estrapolato, grazie all'aiuto dell'ordine, alcune informazioni in merito al numero degli iscritti che ci sono stati all'interno dell'ordine di Pesaro Urbino, e di questi quanti si sono poi abilitati e quanti non si sono abilitati. E vediamo che comunque dal 2012, che è incominciata questa analisi, al 2022, perché è un'analisi fatta qualche anno fa, comunque c'è un tasso di abilitazione intorno al 17-20%, che comunque è abbastanza preoccupante come dato. E poi, ripeto, questo è un dato sul quale è stato lavorato l'ordine di Pesaro Urbino, che è un ordine, diciamo, abbastanza piccolo.
saremmo curiosi di provare a testare questi dati, a verificare questi dati proprio a livello nazionale anche negli ordini più grossi per cercare di capire questo dato, questo trend. E quindi, insomma, arriviamo alla fine facendoci la domanda principale, insomma. Perché riscontriamo un calo dei praticanti, riscontrato dalle analisi fatte precedentemente, dai grafici dei praticanti e dall'elaborazione appunto dell'ordine di peso Urbino? Siamo una categoria che non attrae più come una volta dal punto di vista economico, piuttosto che dal punto di vista professionale? Viene preferito al lavoro dipendente piuttosto che alla libera professione? Il trend dei colleghi che si fanno i concorsi dell'Agenzia delle Entrate e si iscrivono, molto probabilmente si dà ragione. Altra considerazione che mi veniva in mente è: siamo diventati una categoria che ha veramente troppe responsabilità rispetto a quello che dobbiamo fare e a quello che dobbiamo rendicontare. Per quanto riguarda le STP, anche per quanto riguarda l'aspetto economico, che questo lo lascio poi all'amico e collega Sebastiano, è difficile intraprendere un percorso da soli, anche per questo sarebbe interessante capire la composizione delle STP, composizione appunto se si tratta di over 60 piuttosto che under 40. Ed infine la domanda classica, insomma, che ci si pone un po' tutti: ci sono dei problemi con il Dominus, cioè anche... che come diceva Serena, ci deve essere un cambio di mentalità, un cambio di cultura. Non so da voi, ma mi è capitato di parlare con alcuni colleghi che durante il loro praticantato il Dominus gli faceva fare le fotocopie invece che fargli vedere magari procedure piuttosto che aspetti di consulenza. Perché? Perché il praticante veniva visto come un dipendente in più da fargli fare piccole cose, e quindi, insomma, anche questo può essere di poco appeal per quanto riguarda la nostra professione. E quindi queste sono tutte domande che secondo me e secondo noi dovremmo porci e dovremmo cercare di darci una risposta. Io ho finito, ringrazio tutti per l'attenzione e ripasso la parola a Michela. Grazie mille Matteo, ci hai fornito un quadro molto completo di quello che è l'andamento della nostra professione. E, prima di passare la parola a Sebastiano, voglio però aggiungere un dato, che è quello non così banale e non così scontato dell'aspetto reddituale, perché anche il Reputational Report della Cassa Dottori Commercialisti ha rappresentato che il dato reddituale della professione è un dato in crescita. Se infatti guardiamo in realtà il rapporto sulla professione del Consiglio Nazionale, abbiamo un reddito medio di 73.000 euro circa, per iscritto, ma se guardiamo il Reputational Report, nella fascia under 40 il reddito medio è sì intorno a circa 41.000 euro, ma perché? Perché c'è una crescita più che proporzionale con l'aumento dell'età. Infatti si passa da redditi di circa 13.000 euro intorno ai 25 anni fino ad arrivare a diciamo l'ultima fascia d'età analizzata, quella dei 39 anni, con un reddito di 57.000 euro. Quindi la crescita del reddito è più che proporzionale all'anzianità, proprio perché è una professione che nel momento in cui viene fatta con passione, come appunto la facciamo anche noi, con impegno, tramite appunto anche quelle che sono le nuove specializzazioni, fornisce dei riscontri diretti e immediati in termini economici. E quindi questo fattore, unito a quelle che sono magari anche le semplificazioni portate dall'intelligenza artificiale, ci fanno chiedere: ma perché allora ci troviamo in questo stato di contrazione? E quindi abbiamo visto una fotografia generale degli iscritti, abbiamo analizzato il dato dei tirocinanti, e passo quindi la parola a Sebastiano Zanette, collega della Giunta dell'Unione Nazionale, delegato con me agli studi professionali, per andare ad analizzare qual è il punto di vista del giovane professionista, cioè colui che si è già abilitato. Cosa pensa quando decide quali carriere lo aspettano nello studio oppure anche fuori? Grazie Sebastiano. Grazie a te Michela, e ti ringrazio innanzitutto per aver creduto in questo progetto e nell'idea del protocollo percorso professionale, certo.
Andando un po' ai dati che hai citato e alla situazione dei giovani professionisti che iniziano a collaborare negli studi professionali, mi rifaccio un po' a quel commento che avevamo fatto qualche tempo fa sul rapporto sui redditi della professione. Lo studio della Fondazione Nazionale Commercialisti ci diceva che chi si aggrega guadagna di più, quasi 3 volte in più di chi svolge la professione in forma individuale. In realtà il dato che traspariva un po' e che ci riguardava era quello dei giovani, cioè che i giovani si aggregavano molto meno degli altri. E in realtà quello che evidenziavamo e che continuiamo ad evidenziare anche come tematica e problema da cui poi nasce anche l'idea di questo protocollo è che in realtà il dato era un po' falsato dal fatto che molto spesso i giovani che under 40 che svolgevano la professione in forma individuale erano per lo più i collaboratori degli studi che rappresentavano l'ossatura dello studio e chi mandava avanti l'attività quotidiana continuativa. Questo però ha un impatto anche sull'attività che il giovane può svolgere nello studio e anche sull'attrattività per certi versi della professione. Ed era un dato falsato oltretutto anche dalla tematica del regime forfettario che lo vedremo poi nel proseguo, un po' rischia di falsare anche questo tipo di notizia, di indagine, perché è comunque un regime che è molto agevolativo che il giovane tendenzialmente vorrebbe mantenere e quindi ha anche un impatto dal punto di vista economico. Da qui abbiamo cercato parallelamente all'iniziativa di percorso professionale, certo, a dare soluzioni anche di questo tipo di dinamica. Quello che emerge comunque è che il giovane nello studio diventa poco seguito e gli viene dato poco spazio. E mi riferisco in particolare alle attività che il giovane fa nello studio, perché molto spesso viene un po' meno tutta l'attività di formazione dello spazio e la formazione per il professionista dello studio che si è appena abilitato, quando invece il professionista molto giovane avrebbe bisogno dell'attività formativa non solo per una crescita professionale propria, ma anche per aprirsi verso nuove iniziative, verso nuove attività. Ne ha fatto cenno prima Serena, le attività sulla sostenibilità, sull'intelligenza artificiale, ma anche nuove specializzazioni, il Tax Control Framework, piuttosto che altre specializzazioni in ambito revisione che ormai diventa sempre più fondamentale con i controlli di qualità e con l'apertura a tante società nell'attività di revisione. Quindi abbiamo una problematica di molto spesso di dominus che non danno spazio nell'ambito formativo, ma neanche non danno spazio nell'ambito delle nuove attività. Non c'è uno spazio proprio per il giovane per, tra virgolette, diciamo così, sperimentare. Quindi tentare di specializzarsi in nuove attività, in nuove professionalità che possono portare anche a una crescita della clientela per sé e per lo studio professionale di cui fa parte. E non c'è neanche una premialità in questo senso molto spesso negli studi, cioè il giovane non è neanche chiamato e non è neanche stimolato a dare questo tipo di apporto allo studio professionale e a fronte anche di eventuali apporti non gli viene data la giusta premialità e il giusto riconoscimento. Tutte queste ragioni portano spesso il professionista a confrontare l'attività di studio, chiamiamola manovalanza, di supporto alle attività generiche, ordinarie di studio, bilanci, dichiarazioni, con tutta l'attività che viene fatta al di fuori dello studio professionale, quindi nelle aziende private o, come diceva Matteo, nei concorsi, in agenzie di entrate e in tutto l'ambito pubblico e tributario. Questo confronto spesso diventa anche complesso da fare perché, lo sappiamo, lo studio porta con sé, soprattutto nell'attività ordinaria, un forte carico di stress, di attività, soprattutto in determinati periodi dell'anno, che viene remunerata probabilmente in maniera non ottimale rispetto all'attività che il giovane professionista potrebbe svolgere avendo una carriera in azienda o comunque in un percorso pubblico che dà più garanzie, è più tutelato e anche spesso a parità se non con un reddito superiore. Quindi il giovane in questo senso non riesce a trovare i benefici della professione. Allora la domanda
che faceva prima Serena, è come mai non riusciamo ad avere un'attrattività della professione quando la professione porta a così tante diversità, specializzazioni e possibilità di crescita. E la risposta che un po' mi sono dato e ci siamo dati è che spesso queste possibilità di crescita non vengono esplorate e non possono essere esplorate dai giovani all'interno degli studi, perché questa, diciamo, queste possibilità sono frenate e a fronte di una possibilità di crescita non c'è la giusta premialità e non c'è nemmeno il giusto spazio per poter crescere. Tornando poi al tema economico e delle aggregazioni, ritorno alla notizia dei giovani non si aggregano. I giovani non si aggregano e questo è il secondo, l'altro lato della medaglia, cioè i giovani non si aggregano e spesso non hanno nemmeno la possibilità di aggregarsi dal mio punto di vista, perché nel momento in cui il giovane per anni ha dovuto svolgere le attività ordinarie e non ha avuto la possibilità di mettere la testa fuori, di confrontarsi con gli altri colleghi, di confrontarsi anche con il mercato nei suoi spazi di libertà, sia in termini di nuova iniziativa ma anche di clientela di tipo ordinario, non c'è neanche dal punto di vista del Dominus o comunque dello studio di cui fa parte, spesso non c'è neanche la volontà di far aggregare il giovane all'interno dello studio, perché diciamo che fino a quel momento non porta un valore aggiunto allo studio, ma porta solo, chiamiamolo così, lavoro. E in questo senso è difficile anche per il giovane che non sia riuscito ad aprire in un percorso di crescita all'interno dello studio, ambire anche a quelle attività che possono portare poi all'associazione o comunque diventare soci dello studio. Quindi questo è il secondo aspetto di una fase di crescita che manca all'interno degli studi più datati. L'altra tematica è sicuramente quella economica perché, lo sapete meglio di me, non ci sono state fino a qualche tempo fa particolari agevolazioni per le aggregazioni professionali. Ora c'è la neutralità dei conferimenti in STP da parte degli studi, però non ci sono altre forme di agevolazioni per chi si aggrega, e questo è un limite molto forte soprattutto per chi, come i giovani professionisti che collaborano negli studi, applica molto spesso il regime forfettario. Perché dico questo? Perché sapete meglio di me che chi applica il regime forfettario non può partecipare ad un'associazione professionale, perché è una causa ostativa al regime forfettario, quindi decadrebbe dall'applicazione di questo regime. Ecco che anche questo è un effetto distorsivo del regime forfettario, perché a volte a fronte di una proposta di associazione non si hanno le possibilità di raggiungere lo stesso reddito netto che si otteneva mediante il regime forfettario. Questo, quindi, l'abbiamo detto più volte nel corso dei nostri convegni, è una tematica fortemente critica. A questo stiamo cercando di rispondere assieme ai colleghi delle commissioni di fiscalità, cercando di fare una proposta di legge che possa portare all'applicazione del regime forfettario anche per i soci degli studi professionali in forma aggregata, e quindi riuscire applicare e non perdere, non far divenire più una causa ostativa al regime forfettario la partecipazione a un'associazione professionale. In questo senso riusciremo molto probabilmente a correggere l'effetto distorsivo del regime forfettario, che non stimola la crescita. Allo stesso modo, molto spesso l'associazione all'interno degli studi non porta con sé più responsabilità che possibilità di crescita davvero, perché molto spesso l'associazione professionale viene data, ma non si hanno per i giovani le leve per poter cambiare, per poter innovare, per poter far crescere lo studio in una direzione più moderna. E quindi in questo senso anche lì il giovane professionista per certi versi è disincentivato ad accettare proposte di aggregazione, perché a fronte di una crescita di responsabilità e spesso anche a modifiche in ambito reddituale rischia di non avere il giusto riscontro e la giusta soddisfazione anche dal punto di vista della crescita professionale, della crescita del proprio studio. Quindi è vero che molto spesso la scelta della professione rispetto alla scelta della dinamica aziendale è una scelta di convenienza, opportunità, ma io credo che il professionista e la scelta di intraprendere la professione
come la intendiamo noi, quindi una professione libera che abbia spazi di crescita, è dovuta proprio anche alla possibilità di scegliere il proprio percorso e di fare un'attività che prescinde dall'attività quotidiana, dal coordinamento altrui, e che possa andare verso spazi sempre nuovi. È proprio il bello della professione del commercialista è che non ha dei limiti in termini di crescita e anche di possibilità di settori su cui intervenire. Oggi nessuno di noi è un informatico, ma si sente molto parlare di intelligenza artificiale nell'ambito della professione. Ci sono nuove specializzazioni che nascono, nuove professionalità che nascono e che saranno sempre più vicine all'imprenditore, perché il mercato imprenditoriale è molto più veloce di quello professionale, quindi dobbiamo riuscire a seguirlo. È ovvio che senza i giovani questa crescita degli imprenditori e questa necessità degli imprenditori di avere una consulenza sempre più differenziata non potrà trovare risposta. La risposta sicuramente è nell'ambito della multidisciplinarietà e degli studi professionali aggregati, e quindi dobbiamo dare questo tipo di risposta come professionisti, e dobbiamo chiedere alla politica che ci dia anche la possibilità di avere degli strumenti affinché i professionisti, soprattutto quelli più giovani, possano aggregarsi e possano far parte di strutture multidisciplinari e avere comunque, non avere contraccolpi anche in ambito reddituale. Io, Michela, avrei finito se non ci sono ulteriori richieste di approfondimento da parte tua. Grazie mille Sebastiano, grazie per aver rappresentato quelle che sono un po' tutte le tematiche che i giovani affrontano negli studi, e con il tuo intervento abbiamo chiuso un po' il cerchio di quella che è la situazione attuale, dove noi abbiamo deciso come Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti di intervenire. E come abbiamo pensato di farlo? Creando un protocollo per valorizzare appunto i giovani negli studi professionali. In questo modo abbiamo pensato di ridefinire le condizioni di crescita, mettendo al centro lo sviluppo del talento e del merito. Avendo un protocollo vogliamo creare un modello trasparente di crescita e di sviluppo, con lo scopo quindi duplice: da un lato di attrarre i giovani nei nostri studi e dall'altro di mantenerli, perché sappiamo benissimo che il know-how che loro assumono, che loro assorbono nel momento in cui fanno da noi un percorso di tirocinio e poi una volta abilitati continuano a lavorare nei nostri studi o comunque nella fase successiva all'abilitazione, per noi è un tesoro in termini di tempo impiegato ed è una vera e propria risorsa. Per questo motivo quindi abbiamo pensato di ideare questo protocollo, e sono molto contenta di dare la parola adesso a Piercarlo Bausola, presidente della Commissione Studi Professionali, Antiriciclaggio e Privacy, proprio per presentare il protocollo. A te Piercarlo. Grazie Michela e buongiorno a tutti. Sono molto contento di essere qui oggi, ringrazio sicuramente la Giunta, le persone ovviamente del Presidente, ma anche di Michela e Sebastiano, che insomma ci hanno dato una grandissima mano in questo lavoro. Ringrazio ovviamente anche la partecipazione di tutta i membri della Commissione che presiedo, che si è insediata da poco e ha già avuto modo di partire con questo lavoro, che in realtà forse di tecnico ha poco, ma ha molto di politico o comunque di sindacale nei confronti della categoria. Il lavoro che è stato fatto è sicuramente nuovo, innovativo, non esiste qualcosa di simile in altre categorie professionali. Tutto quello che vi hanno detto i relatori che mi hanno preceduto è stato proprio un po' il punto di partenza per immaginare come mettere un piccolo tassellino di partenza per provare a dare una soluzione, dare uno strumento perlomeno che poi nelle mani dei colleghi potrebbe, come auspichiamo, diventare una forte leva di crescita e di sviluppo per i colleghi giovani che partono dalla fase di tirocinio e poi man mano devono fare un percorso di crescita sia culturale sia professionale, ma ovviamente anche reddituale da un lato,
ma anche di responsabilizzazione dall'alto. Ho sentito appunto dire che comunque c'è stata in qualche maniera molto spesso la sensazione che negli studi la figura del tirocinante venisse un pochino malinterpretata, diciamo così. Sicuramente ci vuole comunque una reciprocità di intenti. Da un lato ovviamente il dominus deve poter mettere sul piatto la propria disponibilità, dall'altro ovviamente anche la, come dire, la meritocrazia o la meritevolezza del tirocinante può fare veramente la differenza. Passando così velocemente alle slide, voglio evidenziare quello che troviamo alla slide numero 2 che ho predisposto, che sono di fatto i valori ispiratori di questo protocollo. Trovate questi quattro diciamo mattoni che costituiscono le fondamenta del protocollo. La chiarezza e la trasparenza innanzitutto, perché sicuramente il fatto di avere appunto trasparenza nel percorso che viene proposto a un tirocinante rappresenta, a nostro modo di vedere, un plus, perché può dare la prospettiva, può dare la vision alla persona giovane che si affaccia al mondo della libera professione, che è completamente diverso, come è stato benissimo evidenziato dai relatori che mi hanno preceduto, dal mondo, diciamo, del lavoro dipendente o comunque di altre formule, e deve farlo in maniera consapevole, ma anche, come dire, avendo la vision di quello che può essere il suo percorso e la sua prospettiva. Quindi chiarezza e trasparenza da un lato. L'idea della nascita di questo protocollo mira proprio a questo, cioè creare magari, rendere il percorso un pochino più corporate, tra virgolette, nel senso che fino ad oggi il percorso dei tirocinanti e dei giovani colleghi negli studi è sempre stato così, lasciato al libero arbitrio delle parti, del dominus da un lato e del praticante dall'altro. Forse creare un tool, diciamo, che equalizzi in qualche maniera i comportamenti per trasparenza, per reciprocità e chiarezza di regole di gioco potrebbe essere molto utile. Così come la prospettiva di crescita e sviluppo professionale, quindi garantire all'interno di questo documento, che fra poco vedremo un po' nei suoi contenuti, seppur schematizzati, garantire appunto la possibilità di crescita, di sviluppo, di studio, di approfondimento culturale e scientifico, con la possibilità di mettere le mani, tra virgolette, casistiche pratiche che aiutino a mettere in pratica quello che poi uno ha visto, ha studiato, ha approfondito e imparato, insomma, in magari tante notti insonni sui libri. Inoltre l'equità, ecco, questo è un altro valore fondamentale, equità che troviamo un po' in tutti i settori come leitmotiv, diciamo, in tutti gli aspetti della professione, non ultimo anche in quella previdenziale. Approfitto della presenza oggi anche del presidente di Stilli, della nostra cassa professionale di riferimento. Equità che molto spesso è stata definita proprio in ambito previdenziale equità intergenerazionale. Non possiamo più pensare che il percorso che fanno i tirocinanti siano simile a quello che facevano magari i tirocinanti o comunque i praticanti 30 anni fa. Diciamo, c'è un gap generazionale importante, ci sono delle condizioni assolutamente cambiate, e quindi se prima si poteva magari mettere in conto di fare il praticante o di fare il tirocinante a compenso, diciamo, pari a zero o comunque, insomma, a condizioni molto svantaggiose, sapendo che comunque dopo ci sarebbe stato lo spazio per recuperare tutto quello che non aveva avuto prima, beh, oggi forse le condizioni sono un po' più difficili, sono un po' più complesse più che difficili, e quindi questo aspetto va gestito. Quindi l'equità e infine l'attrattività, che è quello che, insomma, ci ha illustrato Matteo Cangini, cioè il fatto di rendere più attrattivo un percorso professionale che
risulta a volte un po' bloccato, un po', come dire, relegato a causa di condizioni magari non proprio chiare, gestite magari all'interno degli studi con tutta la loro varietà di dimensioni in maniera magari poco effettivamente sexy, come il presidente dell'Ordine qua di Torino spesso usa dire, nei confronti appunto della professione. Quindi questi i valori fondanti. Per conto abbiamo gli obiettivi, cioè quelli che sono già ampiamente stati illustrati, quindi la valorizzazione del potenziale dei giovani colleghi, la fidelizzazione, perché dopo un percorso di crescita, di studio, di investimento di tempo da parte ovviamente dei Dominus è importante anche la fidelizzazione, aumentare quella che è la competitività. Ricordiamoci che gli studi sono di variegate dimensioni, si va dalla struttura piccolissima alla struttura decisamente più diciamo grande, con più figure, con più partner, con livelli di associatività differenti. Quindi il fatto di dare, come dire, la possibilità a tutti i diciamo i competitor di essere in qualche maniera attrattivi e competitivi e poter attrarre talenti giovani anche magari in piccole realtà. Specializzazione, si parlava prima, specializzazione, non può più esistere il tuttologo, è vero, ma in realtà non esistono solo le formule associative o le STP, esistono anche le reti di piccoli, magari studi, che possono, come dire, interagire fra loro creando un substrato molto interessante e molto efficiente. Quindi dare la possibilità, e questo è uno degli obiettivi del protocollo, anche a studi piccoli, medi o grandi, di partire più o meno dagli stessi, diciamo, dalle stesse possibilità di sviluppo. Crescita sostenibile e benefici per gli studi. Il percorso certo, la trasparenza genera sicuramente più fiducia, causando o comunque avendo come conseguenza sicuramente anche maggiore distensione nei rapporti, no, all'interno dello studio, e sicuramente più voglia, più incentivazione da parte di tutti di metterci del proprio, e magari anche da parte del tirocinante e futuro giovane collega di contribuire alla crescita dello studio. Entrando nel merito, il nostro documento si compone sostanzialmente di due parti, due protocolli illustrati, come vi ho detto, nei loro obiettivi e nei loro punti cardine, ma il documento contiene anche proprio quello che è la bozza, diciamo, di contrattino, chiamiamolo così, il format, che lo studio può prendere e utilizzare sia per disciplinare quello che è il rapporto dello studio, del Dominus, con il proprio tirocinante, che successivamente all'abilitazione disciplinare quello che sarà l'evoluzione, la crescita, diciamo, all'interno dello studio del giovane collega, che a quel punto noi speriamo, auspichiamo, possa essere incentivato a mettere radici e rimanere all'interno dello studio spendendo la propria professionalità e le proprie competenze acquisite a vantaggio dello studio stesso, dando continuità. Questo è un tema, insomma, che trattiamo continuamente, soprattutto negli ultimi periodi, anche nella valutazione delle aziende e nella redazione dei bilanci. Quindi il principio di continuità deve esistere anche sotto questo aspetto più, diciamo, legato alla professionalità, legato all'aspetto umano all'interno dei nostri studi. Abbiamo previsto per i tirocinanti una fase iniziale, l'anno 1, così abbiamo voluto chiamarlo, nonostante, diciamo, la brevità del periodo di tirocinio, dove gli obiettivi sono di fatto quelli di acquisire conoscenze professionali di base, collaborare in maniera attiva con i colleghi dello studio, sviluppare anche la capacità di interagire con gli enti istituzionali, l'Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio, quant'altro, ma soprattutto anche con la clientela, che è l'aspetto forse ancora più delicato e che non si può studiare di fatto sui libri, e se non lo pratichi non lo impari. Nonché la partecipazione a corsi di formazione, ovviamente per... Spesso, insomma, sentiamo che magari in certi studi, in certe realtà, non viene data la possibilità al praticante di
staccarsi dall'ambito lavorativo per partecipare a corsi, a convegni, a quant'altro, ecco, questo invece deve essere un punto cardine. L'obiettivo però di questo protocollo non è, ci tengo a sottolinearlo, l'obiettivo principale non è quello di dare una retribuzione più alta o penalizzante o più pesante per lo studio, bensì tutto quello che vi ho raccontato un attimo fa. Quindi creare, come dire, un ambito molto più fertile dove i rapporti sono più distesi, la trasparenza del percorso è molto più chiara e lineare, e quindi ci si aspetta che questo possa diciamo aiutare la crescita del sistema della piccola realtà, piccola o grande realtà che sia. Abbiamo ipotizzato una forchetta di valori come compenso, diciamo, del tirocinante nella prima fase, che può variare tra gli 800 e i 1000 euro mensili, che alla fine sarebbe un compenso molto simile a quello diciamo di un apprendista. Quindi voglio dire, non pensiamo di essere andati lontani da un qualcosa di diciamo di realistico e di sostenibile. La fase avanzata invece è il secondo step, quindi ovviamente incremento di tutte quelle che sono le possibilità professionali, quindi il coinvolgimento del tirocinante all'interno di progetti anche più complessi, all'interno di magari operazioni un pochino più interessanti, ma soprattutto quella di far comprendere a pieno quella che è diciamo, la veste che si sta andando a ricoprire, cioè quella di lavoratore autonomo, di libero professionista, e quindi non di lavoratore in qualche maniera dipendente o comunque come dire, dipendente da qualcun altro, ma di un soggetto che può fare la propria fortuna con le proprie mani, se così la vogliamo vedere. Quindi la responsabilizzazione da un lato, ma anche far intravedere le possibilità di crescita e di sviluppo. E oserei dire anche in maniera paritetica, far comprendere bene quello che è l'aspetto più deontologico e di etica professionale, che magari a volte, insomma, a volte non gli si dedica la necessaria attenzione, la necessaria, come dire, il necessario spazio, diciamo così. Ovviamente a questa fase dovrebbe, abbiamo ipotizzato, dovrebbe accompagnarsi anche un incremento congruo di quello che è, come dire, l'incrementata capacità e competenza del tirocinante. Viene lasciata, diciamo, discrezionalità allo studio di pattuire questo tipo di bonus, di incremento, ma ponendo, diciamo, un limite per cui non debba essere inferiore al 10% del compenso precedente. Poi sarebbe bello avere anche, come dire, la possibilità, far intravedere la possibilità di un bonus aggiuntivo legato alle performance del soggetto. Un aspetto secondo me molto importante, anche perché emerge in maniera molto chiara da quella che è l'analisi del Reputational Report della Cassa, pubblicato proprio venerdì scorso, dove si vede che i giovani come priorità, diciamo, massima nella scala dei valori e diciamo di una serie di cose a cui danno precedenza e danno attenzione, è emerso che danno proprio attenzione a quella che è la tutela di un buon equilibrio tra vita e lavoro, all'aspetto quindi anche di welfare, nonché al tema di fare rete e fare network tra professionisti. Allora abbiamo pensato che questo aspetto di welfare, citato anche dall'onorevole De Bertoldi in apertura, debba essere parte integrante di questo percorso, e quindi ipotizzando, anzi ricordando, il fatto che i tirocinanti possono usufruire di quella che è la cosiddetta preiscrizione cassa, con fasce di contribuzione che vedete, queste sono quelle del 2024 che vedete evidenziate lì, quindi io posso liberamente scegliere una delle tre fasce, ovviamente quella più bassa sono 679 euro, che potrebbe essere, come dire, una sorta di benefit
che lo studio elargisce al tirocinante. A fronte di questo contributo, che tutto sommato non è così pesante, ci sono dei benefici ovviamente previdenziali, perché gli si dà una copertura previdenziale anche per quel periodo, ma soprattutto di welfare, perché in quei 679, ovviamente sono optabili anche le fasce superiori, ma in quei 679 euro che lo studio può pagare, può, come dire, proporsi di sostenere come costo nel pacchetto di tirocinio, sono compresi benefici assistenziali non di poco conto, come la polizza sanitaria gratuita della cassa, la polizza long term care, la polizza temporanea caso morte, eccetera. Quindi un aspetto diciamo molto interessante. Vado a chiudere, perché c'è anche la seconda parte legata più al professionista neoabilitato, che dove abbiamo previsto sostanzialmente tre step: il professionista junior, il professionista senior e poi l'integrazione nello studio. Anche in questo caso troviamo un protocollo proposto che può essere adattato alle esigenze di ciascuno, dove nelle tre fasi che noi abbiamo individuato come professionista junior, i primi tre anni, fino a tre anni di esercizio della professione all'interno dello studio, ci sono una serie così di obiettivi che possono essere raggiunti, accompagnati ovviamente da una pattuizione di compenso adeguato. Nella seconda fase, quindi fino a sei anni di esercizio all'interno dello studio, anche qui obiettivi assolutamente raggiungibili per incrementare le proprie competenze, imparare a gestire autonomamente dei casi specifici e gestire la clientela, anche qui magari fase accompagnata da un aumento di compenso e un bonus legato alle performance, per arrivare poi alla fine ad una fase finale, diciamo così, che è quella che abbiamo chiamato come integrazione all'interno dello studio del professionista, dove gli obiettivi sono ovviamente quelli di rendere partecipe in maniera diciamo prioritaria e principale il giovane professionista all'interno dello studio, come magari valutando una delle opzioni che sono possibili, come il mantenimento appunto della struttura simile a quella delle fasi precedenti, con compenso, diciamo così, una formula di salary partner, piuttosto che l'associazione in partecipazione o addirittura la proposta di acquisizione di quota dello studio via via magari crescente per dare continuità al progetto. Ho già sforato, scusatemi, ma le cose da dire erano davvero tante. Ringrazio per l'attenzione e ripasso la parola a Michele. Grazie mille Piercarlo, no, sei stato assolutamente nei tempi e soprattutto comunque avevi diciamo tutto lo spazio, era giusto che avessi tutto lo spazio per sviluppare bene questo protocollo, che come avete visto è molto ricco, anzi ringrazio te e la commissione tutta per il grande lavoro che è stato fatto, perché non è banale in neanche sei mesi da quando la commissione si è insediata riuscire a creare un prodotto di questo genere, quindi davvero da parte mia, ma anche da parte di tutta la giunta dell'Unione, grazie. Il protocollo è disponibile già sul nostro sito cnos.it, dove potete vedere, appunto, come diceva Piercarlo, sia la parte, diciamo, di principi generali che hanno ispirato il protocollo e come si sviluppa, che anche diciamo uno schema di protocollo da utilizzare per appunto volerlo adottare all'interno del proprio studio professionale, sia per quanto riguarda, diciamo, il rapporto con i tirocinanti che il rapporto invece con i professionisti abilitati. Visto un po', diciamo, la struttura d'insieme, il contesto in cui operiamo e il protocollo che abbiamo deciso di proporre come Unione Giovani, vorrei dare il via a un dibattito con il nostro presidente Francesco Cataldi e il presidente della Cassa Dottori Commercialisti Stefano Di Stilli, che ringrazio per la partecipazione di oggi. Doveva collegarsi anche appunto l'onorevole De Bertoldi, però come abbiamo visto in premessa per i lavori della Camera abbiamo anticipato il suo intervento. Innanzitutto Stefano, ti ringrazio per insomma, per la disponibilità e la partecipazione al webinar di oggi. Grazie a voi, e devo dire che ho seguito tutto fino adesso con notevole interesse, perché poi appunto avete
avete fornito tutta una serie di dati ed è la cosa più importante da cui partire per discutere poi concretamente dei temi. Grazie. Inizio con una domanda. Il Reputational Report 2023 che avete pubblicato come cassa la scorsa settimana si è concentrato sulla figura del giovane commercialista. Ti voglio chiedere quindi come affronta la cassa il tema del calo degli iscritti, come intende diciamo affrontarlo nel futuro e soprattutto anche quale pensi possa essere l'impegno della cassa per supportare gli studi che vogliono valorizzare i giovani al loro interno. Sì, allora temi fondamentali come sappiamo bene e come è emerso anche questa mattina. Ma l'approccio prima di tutto invito tutti i colleghi a scaricarsi, a dare un'occhiata ai dati del Reputational Report che abbiamo presentato la scorsa settimana, che è accessibile sul sito della Cassa. Avete nella discussione di questa mattina e anche nella relazione di Pierre prima utilizzato un po' di dati che vengono fuori dal nostro Reputational Report. Come dicevi, quest'anno... ogni anno cerchiamo di focalizzare un tema specifico al di là dei contenuti poi complessivi del Reputation, ma meglio di fare un focus su quelle che sono un po' le dinamiche principali e che riguardano il presente e il futuro della nostra categoria. L'anno scorso ci eravamo concentrati su un tema che poi è assolutamente collaterale a ciò di cui stiamo discutendo, che era quello delle disparità di genere, disparità di redditi, disparità territoriale, eccetera, che si lega evidentemente anche a quello di cui stiamo discutendo oggi. L'approccio per appunto focalizzare poi i temi specifici nasce da quello che dicevo prima, cioè allora, per poter prima di tutto capire quelle che sono le dinamiche, interpretare le dinamiche e poi quindi trovare e provare a trovare, a costruire delle soluzioni credibili, praticabili e concrete soprattutto, ce lo insegna sempre di più l'intelligenza artificiale, non si può non partire dai dati, dalla raccolta dati, dall'analisi dei dati, dall'elaborazione dei dati per capire trend, dinamiche, punti critici, punti di forza, eccetera. Per focalizzare il tema dei giovani, del futuro della professione, dell'accesso alla professione, dell'evoluzione della professione, siamo partiti sui due lati fondamentali. Uno, quello dei dati concreti. La nostra cassa oggettivamente è l'ente che a livello di categoria ha la maggior capacità di raccolta dati e quindi deve poi utilizzarli anche elaborandoli e rendendoli fruibili per tutti. Abbiamo i dati reddituali di composizione demografica, di evoluzione, di iscrizioni e quant'altro. Quindi abbiamo focalizzato quest'anno sul tema dei giovani e dall'altra parte però ci siamo concentrati anche, come avete fatto voi, avete presentato anche oggi i risultati, su quelle che sono la percezione che i giovani colleghi, chi si è affacciato da poco alla professione, hanno di noi stessi, della professione, dell'evoluzione, delle aspettative. Quindi abbiamo unito i due lati, quello scientifico dei dati e dall'altro avevamo realizzato a fine 2023 un sondaggio dedicato alla fascia under 40 che devo dire con soddisfazione anche questa volta ha avuto un ottimo ritorno in termini di compilazione del sondaggio da parte dei colleghi. E diciamo, i risultati quali sono? Uno, ve lo ripeto, invito tutti ad andarsi a scaricare il Reputational, a dargli un'occhiata, c'è anche la versione ristretta con solo poi la sintesi dei dati e credo sia utile a tutti. Due, una soddisfazione per quelli che sono i risultati, sia in termini di percezione, ma sia in termini di dati poi concreti rispetto alle dinamiche della componente giovanile. Dicevo, soddisfazione
nella preoccupazione, avete espresso questa mattina tutta una serie di preoccupazioni che ci riguardano, che di cui siamo assolutamente consapevoli. Solo una precisazione: noi lavoriamo sulla componente di dati, il nostro reputational è concentrato sulla componente di platea, evidentemente, dei dottori commercialisti, che comunque è stato ricordato anche il dato prima, e lo avevi ricordato tu all'inizio, mi sembra, il dato di crescita del numero di iscrizioni è comunque un dato in tenuta, al netto evidentemente di quelle che sono poi le cancellazioni per le dinamiche che anche in questo caso avete evidenziato. Quindi rispetto alla nostra platea specifica di dottori commercialisti, pur se c'è questa famosa crisi delle vocazioni a livello di tirocinanti, eccetera, comunque è un dato che comunque anche percentualmente rispetto alla nostra platea di quasi 74.000 iscritti tiene, mentre poi tutta una serie di dati che sono stati citati, eccetera, derivano dal report della Fondazione del Consiglio Nazionale, che evidentemente poi tiene in considerazione una platea più ampia, nella quale, come sappiamo, c'è una componente che a livello di crescita numerica fisiologicamente non ha prospettive di crescita significativa. Quindi, soddisfazione perché sono stati posti tanti temi, cioè allora, l'attrattività della nostra professione, i risultati del nostro sondaggio e anche di sondaggi che abbiamo fatto in precedenza più o meno ci dicono le stesse cose che vengono fuori dalle analisi del sondaggio che aveva fatto anche Unione Giovani: non ci si conosce bene per quello che effettivamente facciamo, c'è ancora un'immagine che non è adeguata a quelle che sono la realtà, ma soprattutto le prospettive della professione, e su questo dobbiamo lavorare tutti insieme. Dall'altra parte, parte reddituale, è stato ricordato anche prima, oggettivamente viviamo in questa situazione in cui evidentemente i giovani uscendo dall'università sono attirati laddove hanno potenzialità di reddito maggiori, quindi affrontare un tirocinio con un'incertezza rispetto a quelli che sono, diciamo, gli introiti e poi il percorso. I dati però, come avevi forse ricordato tu o non mi ricordo chi prima, ci dimostrano che comunque la dinamica dei redditi rispetto all'anno in cui inizio la professione e la progressione fino alla fascia dei 40 anni che abbiamo considerato è una progressione sia a livello di redditi ma soprattutto a livello di volume di affari particolarmente significativa in termini di moltiplicazione. Dinamica che evidentemente, se parliamo di società di revisione, di società di consulenza, non è la medesima, cioè ci sono passato anch'io nei primi anni di professione, sì, inizi con uno stipendio sicuro, con un'esperienza di tipo diverso, arricchente assolutamente, ma poi le dinamiche molto spesso sono molto più flat. Quindi comunque un dato positivo, e questo viene dai dati, non dalle opinioni del sondaggio, ci dicono che comunque c'è una crescita significativa per chi fa, come mi sembra hai detto tu, la professione con passione, con voglia, ove ci siano le condizioni, evidentemente. Dal lato delle opinioni, il sondaggio ci ha evidenziato, anche in questo caso con soddisfazione, che evidentemente esiste una fascia di preoccupati, molto preoccupati per il proprio futuro professionale, per le proprie prospettive professionali, ma è piuttosto ridotta. Una fascia ben più ampia, di circa il 58-60%, si pone invece in una percezione, autopercezione, di una situazione, ma soprattutto di una prospettiva professionale che è migliorata e che in prospettiva può migliorare. Abbiamo analizzato tutti gli altri aspetti, ma sono
diciamo, evidenze che ci confermano comunque come la visione soprattutto dei giovani sia quella corretta. Bisogna specializzarsi, bisogna aggregarsi, lo avete già detto, non sto a ripetere i concetti. L'intelligenza artificiale può essere assolutamente un'opportunità, in primis per migliorare la professione, ma poi per dare prospettive, bisogna individuare nuovi filoni, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, poi, del tutto questo, come dicevo, che cosa ci serve? Non solo per fare una fotografia, ma uno per capire se quello che come cassa stiamo facendo e abbiamo fatto è corretto ed è apprezzato, e due, che cosa potremmo fare di più in prospettiva. Allora, percezione, anche qui il sondaggio ci dice che la fascia fino a 40 anni ha una percezione particolarmente positiva delle misure che la cassa ha messo in campo in questi anni. Lo accennava l'amico onorevole De Bertoldi all'inizio, in primis per un motivo assolutamente egoistico. Cioè, la cassa vive di contributi che entrano, di nuovi iscritti per pagare le pensioni future, quindi per mantenere l'equilibrio è interesse primario anche della cassa quello che la professione si sviluppi. In sintesi, lo ha già detto anche Pierre, ha fatto una panoramica delle misure di intervento che la cassa ha fatto e sta facendo in questi anni. Diciamo, abbiamo cercato di allargare sempre di più l'ambito di intervento e di interesse dalla culla in poi, chiamiamolo, il concetto è un po' quello. Avete parlato anche prima del progetto avviato con l'università dall'Unione Giovani, a cui abbiamo aderito col Consiglio Nazionale. Con grande soddisfazione il progetto che abbiamo avviato con cassa in questi ultimi due anni sta avendo ottimi risultati anche in termini di riscontro poi rispetto alla percezione sia degli insegnanti, dei docenti universitari, ma sia soprattutto dei partecipanti ai nostri corsi che abbiamo avviato, abbiamo già realizzato con la Sapienza, siamo al terzo ciclo con la Federico II di Napoli al secondo ciclo, l'Università di Bari era sede di Brindisi, abbiamo fatto un primo ciclo, abbiamo in gestazione altri interventi perché poi li facciamo direttamente io e i miei colleghi di CDA con i nostri dirigenti, quindi anche piuttosto faticoso, ma andiamo a cercare di intervenire su quell'aspetto, siamo la cassa, spieghiamo la previdenza, ma poi spieghiamo la nostra professione in corsi incardinati, nei corsi di laurea delle varie università, grazie alla disponibilità di tanti docenti, andiamo a spiegarci, a spiegare la nostra professione, le prospettive della professione, partendo proprio da quel concetto. Gli studenti ci conoscono poco e apprezzano ancora meno quelle che sono le prospettive che la professione può offrire. Quindi stiamo andando a cercare di agire sul lato culla per creare dei nuovi futuri dottori commercialisti. Sull'altro lato, qui oggi stiamo parlando prevalentemente di tirocinio. Da tempo evidentemente la misura principale già realizzata, già a disposizione, è quella della preiscrizione dei tirocinanti alla cassa per avviare un percorso previdenziale da un lato, ma dall'altro anche per poter godere delle misure di welfare e di assistenza che la cassa offre. Anche questo è un aspetto che spesso non consideriamo rispetto al lavoro dipendente, dove sì, ho uno stipendio, tutte quelle che sono le tutele di un lavoratore dipendente, ma non consideriamo che attraverso la cassa ho comunque un pacchetto di welfare e di assistenza particolarmente significativo. Tirocinio è una nota, prescrizione dei tirocinanti, non sto a scendere nel dettaglio, ma comunque è un tema delicato su cui da anni cerchiamo anche di intervenire dal punto di vista normativo per renderlo obbligatorio in qualche modo, in modo che chi si affaccia al tirocinio possa iniziare con cifre decisamente ridotte a costruirsi una posizione previdenziale, ma soprattutto un percorso all'interno della professione senza passare da
eventuali gestioni separate con tutti poi i problemi che ne conseguono successivamente. Quindi tirocinio, abbiamo lanciato la suggestione al Consiglio nazionale nell'ottica della discussione sulla revisione del 139, visto che dal punto di vista normativo e di delibere interne della Cassa non riusciamo a superare questo aspetto dell'obbligatorietà della preiscrizione, perché non la superiamo a livello di codifica normativa di categoria? Perché all'interno del 139 non prevediamo una sezione specifica dei tirocinanti che sono considerati, siano considerati dei professionisti, diciamo, in evoluzione, ma già codificati all'interno del nostro albo in una sezione separata. In quel modo si potrebbe arrivare al concetto anche di obbligatorietà. Questo è l'aspetto fondamentale, come dicevo poi, però. E su questo, Stefano, sulla questione del tirocinio ti pongo una suggestione. Tanti colleghi magari vorrebbero remunerare in maniera adeguata i tirocini, ma hanno delle difficoltà oggettive di banale conto economico, parliamoci in termini chiari, di controllo di gestione del proprio studio, quindi fanno fatica a potersi permettere una remunerazione di un certo tipo. E allora sarebbe possibile individuare una forma di aiuto, come ce ne sono già altre, di aiuto agli studi professionali o alle vie della professione, come Cassa Dottori Commercialisti, per incentivare anche magari una quota di pagamento di compenso, a fronte però ovviamente di obbligazioni chiare e definite da parte dei Dominus. Domanda assolutamente fondamentale, e la risposta è che su questo è da tempo che ci interroghiamo per trovare una soluzione, una formula, già dallo scorso mandato, nel senso che la difficoltà per individuare una forma concreta che vada non a supportare come le misure che abbiamo attivato in questi anni, l'allargamento della polizza sanitaria, la polizza LTC, la polizza TCM, anche per i tirocinanti, quindi direttamente sui tirocinanti, ma invece andando ad agire, diciamo, sul Dominus, il tema qual è? Sono i vincoli regolamentari e normativi che abbiamo per gli interventi assistenziali che possiamo realizzare. Allora vi dico, ci abbiamo pensato da parecchio tempo per individuare proprio delle forme di sostegno che poi alla fine siano rivolte al tirocinante, ma per il tramite del Dominus. Dico, ad oggi non siamo ancora riusciti a individuare una formula concreta poi realizzabile dal punto di vista formale e di approvazione che poi ci devono fare i ministeri su questo tipo di interventi. Io sono alla fine del mio percorso, a breve terminerò il mio percorso, ma mi auspico e sono sicuro che poi ci sarà una continuità di persone, di progetti, eccetera, e questo è uno proprio dei temi fondamentali su cui si sta riflettendo e si vogliono individuare anche delle misure e delle soluzioni che vadano in questo senso. Non è semplice, come dicevo, proprio per i limiti regolamentari e normativi che codificano l'intervento assistenziale che la Cassa può realizzare, ma sicuramente tema. Grazie mille. Francesco, secondo te quale può essere la leva attrattiva dell'adozione di un protocollo come quello di cui abbiamo parlato durante questo webinar? Allora, Michele, intanto ben ritrovati a tutti. No, secondo me dobbiamo innanzitutto un po' cambiare un po' anche l'approccio, no? Voglio andare un po' controcorrente, nel senso che all'interno della categoria molto spesso tendiamo giustamente a guardare le cose che non vanno, i problemi, e questo lo facciamo perché ovviamente come sindacato ci poniamo quali sono i problemi della categoria e vogliamo trovare delle soluzioni. Però mi rendo conto che analizzando i problemi a volte si resta nei problemi, cioè nel senso arriva un messaggio negativo.
Quindi vorrei partire proprio da questo per dire che quando diciamo dobbiamo rendere la nostra professione più attrattiva, più sexy, lasciando intendere che oggi non lo è, forse dovremmo cambiare approccio. Forse dovremmo già iniziare a dire ai più giovani che la professione è già sexy, perché il reddito medio, no? Tutti i dati che lo stesso Stefano più volte ha citato e che spesso anche la cassa mette a disposizione, ci fa capire che una professione comunque ha un reddito medio elevato rispetto ad altri impieghi, ad altre professioni anche. Ovvio, l'incremento del reddito che c'è stato viene ridotto rispetto a quello che è poi l'inflazione, quindi in termini reali magari non c'è un aumento consistente, però è anche vero che le congiunture economiche in altre attività e in altri ambienti non c'è neanche l'aumento, ma c'è solo la perdita del potere reale. Quindi iniziamo a partire e a comunicare a tutti, ai colleghi che ci ascoltano, i più giovani, che la professione comunque gode di buona salute. Con questo non significa che dobbiamo ignorare i problemi che ci sono, no? E ce ne sono tanti, li abbiamo ascoltati su tutti gli interventi. E quindi è proprio qui che poi si inserisce un po' il protocollo che voglio ringraziare pubblicamente Michela e Sebastiano, che delegate alla materia, hanno avuto quest'idea e l'hanno portata avanti. Perché si inserisce e risolve il problema? Perché il protocollo servirà ad aiutare a dare quella prospettiva, a rendere reale quella prospettiva. Perché oggi noi parliamo di un reddito medio che a una certa età è soddisfacente, però di fatto poi i ragazzi si trovano a fare la scelta appena immediatamente dopo terminato il percorso di laurea, quando iniziano il tirocinio, e magari sono anche interessati a questo percorso, sono anche disposti a impegnarsi e a sacrificarsi nei primi anni. Però ovviamente di fronte a un mancato sostentamento minimo, no, di retribuzione del tirocinio, e a un'incertezza di questo percorso di crescita, li porta verso, diciamo, soluzioni che al momento sono più semplici, ma poi a lungo andare magari si rivelano le soluzioni, come dire, meno vantaggiose rispetto alla libera professione, perché ricordiamo comunque la libera professione ti dà la libertà, l'autonomia, una serie di vantaggi, poi la nostra professione anche ti dà una serie di specializzazioni dove noi possiamo spaziare, quindi dovremmo anche iniziare a dare questa immagine positiva e quindi aiutare i giovani a dire: guardate, non è un'illusione così lontana, c'è questo percorso, rendiamo il tirocinio retribuito. Adesso mi fa piacere ascoltare dal presidente Di Stilli che già nell'ambito della cassa si sta ragionando, no, sulla possibile, su come aiutare, no, i dominus nel poter in qualche maniera andare incontro ai giovani. Poi con questo protocollo, che ricordiamolo è un protocollo attualmente volontario, quindi aderiranno gli studi che avranno il piacere di metterlo in atto. E sottolineo anche che ha una duplice valenza, cioè una valenza sia per i giovani colleghi che intraprenderanno il loro percorso di crescita, come è stato illustrato durante le relazioni precedenti, e che come avete visto non si ferma al tirocinio ma va anche nei primi anni di professione, ma avrà una valenza, e questo è importante sottolinearlo, soprattutto per gli studi già avviati di grandi dimensioni, perché questi studi hanno oggi la difficoltà di trovare dei giovani colleghi che vogliano poi dare il proprio apporto nei propri studi. E sappiamo bene che anche i grandi studi, se non avranno la linfa dei giovani, il contributo dei giovani, anche loro saranno costretti a ridimensionare. Quindi questo, cioè questo è questo duplice vantaggio, dove chi adotterà gli studi già avviati, che adotteranno questo protocollo, avranno, ovviamente, troveranno il consenso e l'interesse dei più giovani. E questo gli permetterà di continuare a crescere. Quindi al di là di quello che è il problema notorio che noi di sostenibilità della cassa, no, del sistema previdenziale, c'è anche proprio un problema di organizzazione degli studi, almeno da più parti. Il primo obiettivo oggi, i colleghi non ci chiedono di intervenire su una modifica normativa, ovviamente anche quello, ma sono interessati davvero a reperire giovani che possono poi fa parte dei propri studi. È diventata quasi una priorità e quindi questo protocollo risponde anche a questa esigenza. Quindi Michele, adesso non so se ho risposto alla tua domanda,
Però io credo che il protocollo serva proprio per, come dire, portare i giovani, gli studenti a quel momento importante, che poi è quando lo studio è già fermato e quando il professionista ha già una certa esperienza e quindi un certo livello di reddito, però ha bisogno di un sostegno, di bisogno di un aiuto per arrivare a quel livello. Assolutamente, ti ringrazio e come hai detto, diciamo, la cosa importante di questo protocollo è che si rivolge sì per quanto riguarda il tema del tirocinio, ma soprattutto anche ai giovani abilitati, perché anche quella è una tematica che abbiamo voluto affrontare, quindi al giovane che ha scelto di fare questo mestiere, ha fatto il tirocinio, si è abilitato e magari dopo 2 o 3 anni come collaboratore in uno studio decide di seguire un'altra carriera. Noi vogliamo anche provare a intervenire su questa emorragia, perché è un danno in termini anche economici dei nostri studi molto importante, per innanzitutto per tutto il tempo che è stato impiegato per formare quella risorsa. Abbiamo una risorsa che ha delle competenze che porta da un'altra parte, quindi questo per noi era un fattore su cui intervenire. Quindi sì, lo studente e il tirocinio, ma anche il giovane collaboratore, il giovane professionista che infatti nel protocollo trova di fronte a sé un percorso che può arrivare fino quindi a 10 anni, che vede come termine ultimo una proposta eventualmente appunto o di salary partner o di integrazione all'interno dello studio con una quota o di associazione in partecipazione. Ci vogliamo fornire un percorso di crescita. E su questo vi lascio soltanto, faccio un'ultima domanda a cui vi chiedo di rispondere per rimanere nei tempi, proprio con una breve battuta. Ci siamo ispirati nel creare questo protocollo al modello anglosassone di crescita delle realtà consulenziali e aziendali. Però noi spesso e volentieri ci confrontiamo con delle realtà che non sono assolutamente dei nostri competitor, come appunto le realtà di consulenza, realtà che hanno peraltro un altissimo turnover. Sappiamo che sono delle realtà che assumono tanto, ma i giovani poi tendono comunque ad andare da un'altra parte. E allora, qual è, chiedo a entrambi, il vantaggio competitivo che l'attività di libera professione nello studio ha rispetto al mondo della consulenza e della revisione? Cioè, come raccontereste questo vantaggio a qualcuno che sta avviando l'attività di dottore commercialista? Beh, vado io, ma lo diceva Francesco, l'abbiamo detto anche prima, in sintesi gli aspetti fondamentali sono: sei l'imprenditore e puoi essere l'imprenditore di te stesso, quindi con spazi di sviluppo e di crescita che determini solo tu, non regole gerarchiche o regole organizzative di un soggetto per quanto possa offrire prospettive di carriera. Però dall'altra parte, come dicevi, è tanto più meritorio che questo progetto vada non solo ai tirocinanti, ma proprio a quella che è la fase più critica, perché è un po' come le fughe dei cervelli all'estero: si formano le persone, si creano competenze che poi però sfuggono e vanno altrove. E quindi, diciamo, in sintesi, ma anche qui non scendo nel dettaglio, invito tutti ad andarsi a vedere sul sito della Cassa, nei comunicati della Cassa, da qui la necessità però di creare sul vostro lato, e ben volentieri, diciamo, approfondiremo tutti i materiali che presenterete, che avete presentato oggi, questo percorso e questo protocollo, ma ci vuole poi dall'altra parte un supporto, ed è quello che come Cassa stiamo cercando di fornire sulle aggregazioni, sugli investimenti, sulla formazione, sulle specializzazioni, con tutta una serie di bandi e di misure proprio mirate alla logica che dicevi, quella di accompagnare chi è entrato nella professione ma deve poi rimanerci e deve crescere all'interno della professione e trovare una dimensione, redditi e prospettive di crescita. Quindi questo, diciamo, non c'è molto da inventare, c'è solo da cercare di, in sinergia, mettere in pratica tutti questi concetti. Francesco, vuoi aggiungere qualcosa? Oh, sì, molto, allora, brevemente. Intanto, qual è il vantaggio competitivo? È che nella professione puoi sempre continuare a crescere e nessuno ti mette un tetto, un limite.
cosa che invece nelle altre società di consulenza, di Big Four, non me ne vorranno, molto spesso non dipende dalle tue capacità, ma da altre situazioni, quindi non riesci a raggiungere l'apice. Nella tua professione, se ti impegni con determinazione, con passione, sacrificando ovviamente anche a volte la vita privata, questa crescita è esponenziale. È ovvio che c'è questo periodo iniziale che ci mette in difficoltà. E quindi tutti gli ingredienti che noi stiamo mettendo in atto devono colmare questo periodo difficile, no? Devono aiutare i giovani in questo momento difficile, quindi tirocinio retribuito, un percorso certo con delle garanzie per il giovane professionista, spingiamo verso le aggregazioni e verso le specializzazioni con alta marginalità, perché noi lì dobbiamo guardare, dove la nostra remunerazione aumenta sempre di più, lì a quel punto non avremo bisogno dell'aiuto della cassa per pagare i nostri tirocinanti, perché avremo un margine elevato. Quindi come professionisti, come commercialisti, siccome sono tante le specializzazioni, dobbiamo guardare a quelle più remunerative e rendere quelle che oggi non sono altamente remunerative, remunerative anche queste, facendoci pagare tutti gli adempimenti che facciamo. Mi riferisco ovviamente ai classici adempimenti fiscali. Rimango un po' nei termini, Michele, non voglio andare oltre e spero che insomma arrivi il messaggio importante di questo protocollo, perché davvero è un piccolo tassello, ma insieme a tutti gli altri probabilmente aiuterà il giovane a sentirsi anche guidato e accompagnato in questo percorso, perché molto spesso poniamo l'attenzione ai confronti dei giovani, però poi di fatto concretamente c'è ancora molto da fare, insomma. E quindi noi, con il nostro intento di agevolare i giovani, speriamo che questo protocollo possa davvero. Ti ridò la parola, Michi. Grazie mille, e grazie ancora al presidente Stefano Di Stilli, presidente della Cassa Dottori Commercialisti, per la partecipazione, grazie mille al presidente Francesco Cataldi per essere intervenuto in questo dibattito finale, grazie a tutti voi che siete rimasti collegati, siamo stati di parola, vi lasciamo con anche qualche minuto di anticipo rispetto all'orario di fine e vi invito ad andare sul nostro sito www.cnos.it per visionare il protocollo e adottarlo in tutti i vostri studi. Grazie mille e buona giornata.